risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta prima o poi si troverà o no. L'atmosfera in ebollizione, grazie alla deforestazione, gli OGM che invenzione, aiuteranno la popolazione, l'automobile, che passione, è il mio idolo, è il mio padrone, è sviluppo ed evoluzione, possedere un macchinone, hai davvero una ragione, a sentirti un po' coglione, questo nodo prima o poi si scioglierà. Tutti che ascolta la questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione, la risposta prima o poi si troverà. Bioenergia per automazione, pannelli solari sul balcone, è possibile un'inversione, non sarà un'involuzione, l'acqua scorre nel ruscello, sempre uguale, sempre quello, nelle casse imbottigliata, naturale oppure gassata, trasportata tuttavia con gran spreco di energia, questo nodo prima o poi si scioglierà. La risposta alla questione, chi ha torto e chi ha ragione, è difficile la soluzione, chi ha torto e chi ha ragione. Allora, Bosco è uno pseudonimo che uso come un po' come Godot. Io uso sempre pseudonimi, ho usato un casino di pseudonimi nella via IT. Amo questi pseudonimi. Non so se conoscete quel poeta portoghese, che non, ovviamente non mi viene il nome, io i nomi sono allergico, che si chiama Fernando Pessoa. Fernando Pessoa scrisse un libro che si chiamava Una sola moltitudine, e perché si sentiva in sé un sacco di personalità e non sapeva conquistare, e per quello io ho detto torto e ragione, un falso problema, perché per me i problemi sono altrove, i problemi sono dentro di noi. Poi lo specchio del mondo lo possiamo vedere dimezzato, ma in realtà è unito, in realtà. Quindi torto e ragione, si entra nel mare appunto delle opinioni. Io faccio poesia e filosofia da quando ero bambino, e anche quando ero bambino, rompevo i coglioni a mia madre, parlavo, chiedevo, facevo domande. E mi sono accorto ben presto che se seguiamo il mare delle chiacchiere e dell'opinione non finiamo più. Mi sembra che tu abbia incentrato il seminario sul pensiero critico, sul ruolo del pensiero critico e sull'importanza, sull'appiattimento di questo pensiero critico nel nostro contesto sociale. Hai detto bene, io credo che fare filosofia seriamente, come fare poesia seriamente, sia essere davvero rigorosamente critici, perché sennò appunto cadi nei luoghi triti e ritriti, nei luoghi comuni, e io poi mi sono stati grandi maestri nel Novecento, facciamo un nome solo, Adorno, la scuola di Francoforte, ma potremmo citarne anche altri. E poi abbiamo avuto grandi poeti che ci hanno insegnati a essere sempre, a smascherarci, insomma. Prima ho terminato con una poesia di Montale, le ultime poesie di Montale bisognerebbe obbligarle ai ragazzini a studiare a scuola, non tanto gli Ossi di Seppia, i tanti acclamati Ossi di Seppia, o i primi due libri, assolutamente bellissimi, ma un Montale più scomodo, un Montale che ormai ne aveva piene le scatole di onori, di glorie fasulle, di gente che faceva finta di ascoltare e non ascoltava. E allora le ultime poesie, una Loletta prima, era assolutamente critico e disperato, un mondo che non voleva più, che vedeva come una massa di assoggettati, non ci vedeva carne da macello, carne. Poi nella poesia che ho letto prima è molto chiaro, un pensiero che è già un
sentivo come una stortura, cioè il pensiero o tu lo impari a usare in maniera appunto critica, profonda, e allora ti libera anche. Sennò il pensiero cosa c'è? Ci crea angosce o servilismi dall'altra parte, e quindi cosa posso dirti ancora? Ti posso chiedere una cosa io? Risulta molto pericoloso, molto difficile da accettare per il contesto sociale il pensiero critico, credi anche tu? Beh, io, sì, sicuramente, però se uno poi deve anche fregarsi nel contesto sociale, cioè deve arrivare, diciamo, a liberare se stesso. Io penso che poi la filosofia fondamentalmente serve a quello. Perché se io fondamentalmente sono libero, poi io vivo in un contesto sociale di lacché, a me poi non è che a un certo momento non mi tocca più di quel tanto, mi tocca di riflesso, però alla fine se la mia vita entra nei binari giusti, non mi lascio intortare dalle false chiacchiere, dai falsi miti, dalle false illusioni, cioè da tutte le menzogne che vengono spacciate per verità, alla fine, bene o male, mi reggo sulle mie gambe e chi non mi vuole ascoltare libero di non ascoltare. Qual è il tuo concetto di libertà? Il concetto di libertà è un concetto assolutamente ora e qui. O tu impari a essere libero ora e qui, anche se sei dentro una dittatura. Infatti io non mi lascio intortare neanche più dalle democrazie. Per me la democrazia è solo una copertura, una maschera, per fare i porci comodi del potere, perché in fondo cosa vuol dire democrazia? È una domanda che io pongo a tutti, pongo a me stesso costantemente. Cosa vuol dire? Vorrebbe dire che ognuno di noi avesse la giusta parte di diritti e di doveri, ma non esiste questa cosa qua, e se non esiste non è democrazia. Se c'è solo, io dico sempre, uno che muore di fame, uno che non ha qualcosa, per me non è democrazia. Oggi poi è un concetto che va dilatato, allargato al mondo. Non puoi più dire c'è democrazia in Italia, c'è democrazia. No, la democrazia deve imparare ad esserci nel mondo. Ecco perché o c'è una sinergia fra tutte le nazioni del mondo, o se no, come vediamo bene, stiamo andando verso una catastrofe quasi assolutamente, e non voglio fare l'uccello del malaugurio, quasi assolutamente. Tu non pensi che la democrazia passi attraverso il passaggio di conoscenza? Questo è un mito per me, è un mito perché io ho letto molto, sono laureato, ho fatto un sacco di cose, ho fatto arte, poesia, faccio filosofia, quindi per me è un mito la conoscenza, nel senso che io ho conosciuto emeriti stupidi, laureati, che sapevano un sacco di cose, e delle grandi persone che non sapevano quasi niente, erano quasi ignoranti, contadini, pastori, gente umile, semplice, che però avevano infuso una ricchezza, avevano osservato, avevano guardato nel mondo, non si erano lasciati non avevo beccato le prime sementi che gli avevano messo in bocca, cioè avevano guardato, e secondo me il pensiero deve imparare anche a liberarsi in un certo senso, come ho accettato di dire attraverso l'email di Godot, che è stata un po' scomoda nei confronti dell'Università di Modena, perché insomma si sono un po', hanno la coda di paglia per me, perché poi non era contro, non era contro i libri, non era contro, io ti ho detto, io ho letto più, io ho scritto molto, pubblicato poco, 3 libri e tante altre piccole cose, però. Ma forse tu hai espresso il concetto stesso di conoscenza, perché un conto è il nozionismo e l'atteggiamento accademico, è un conto la conoscenza che poi è esperienza. Quindi io intendevo proprio la democrazia che passa attraverso questo passaggio di conoscenze, quindi di esperienze, che quella credo che sia la vera conoscenza, non quella accademica, quella diventa un po' sterile. Il tuo laboratorio com'è andato? Secondo te è stato colto, è stato vissuto dai componenti, il gruppo? Io sono contentissimo del laboratorio, sì, perché avevo 9 persone, 10 con me, perché io poi mi ritenevo dentro con loro, alla stessa stregua. Da bravo conduttore. Da bravo conduttore, anche se Vittorio mi dice sempre parla meno, ma d'altronde a volte sono costretto a... E è andato benissimo, e vivacissimo, ci siamo divertiti veramente molto, perché poi il problema è trovare un vero divertimento nel scambiarsi le proprie idee. E poi ho trovato gente veramente desiderosa di sapere
cosa ci sta dietro questa parola, filosofia? Ho tentato di dire a loro che ci sta dietro una sapienza antica di millenni, che è attuale adesso, più che mai attuale, ci sarebbe bisogno di quella sapienza lì oggi come oggi. Cioè, la vera sapienza, diceva un verso di Marina Svetaeva, non so se tu la conosci, una grande poetessa russa del Novecento, diceva che, a proposito di sapienza, dice, a proposito della sapienza è il poeta, dice, da lontano attinge il discorso, lontano lo conduce. Quindi da molto lontano chi sa conoscere, chi sa, chi è veramente ansioso di sapere la verità, lo deve attingere da lontano, perché se è verità deve valere oggi come deve valere 10.000 anni, se no non è verità, se no è una verità che dopo verrà superata dai tempi, dalle mode, da tante altre cose. Quindi lei cercava di attingere quella cosa lì da molto lontano e dice, e lontano lo conduce, perché se è verità, se l'hai attinta un poco, vedrai che varrà anche fra 1.000 anni, se ci saremo ancora. Al di là dei tempi, al di là dei tempi e dei luoghi, non posso non domandarti che cos'è il divertimento. Il tuo concetto di divertimento. Potremmo parlarne 20 Facciamo giorni. Facciamo una cena. Non so, no, potremmo parlarne, perché qui veramente tocchi Eros e... Non posso non Allora, il mio divertimento maggiore è stare per mio conto, studiare, scrivere, passeggiare, stare col mio gatto, con la mia donna quando è tranquilla, perché a volte le donne non sono sempre tranquille, mangiare, bere, contemplare, ascoltare le persone, imparare soprattutto dai più ignoranti, proprio perché io imparo dagli ignoranti. Perché io dico sempre, gli intelligenti non mi insegnano niente, penso di essere intelligente io, quindi gli intelligenti non mi insegnano niente. Ma gli ignoranti imparo molto, cioè imparo quello che non devo essere, quindi quello non devo essere, così non devo fare, quello non devo dirlo. Quindi, intelligente invece mi stupisce sempre, perché... Perché? Perché? Perché dico, ogni tanto guarda, qualche scintilla di pensiero, di verità appare sulla terra e quindi mi stupisce. Quindi ci vado a braccetto volentieri, ci faccio una festa, ci cantiamo insieme e poi magari disquisiamo in maniera un po' più approfondita di tante cose. L'intelligenza è sempre benvenuta a casa mia, non troppo però. Perché io amo perché sei un po' il narcisismo magari No, ma più che narcisismo sono montaliano in quello lì. Credo che il pensiero sia qualcosa di innaturale. Penso che noi usiamo il pensiero come un veleno. Dovremmo imparare a usarlo per liberarcene, per arrivare a un'assenza di pensiero, in modo che non possiamo... Vediamo le cose così come sono, senza più avere una interpretazione, una cosa. Cioè, riusciamo a gustare il mondo come se fosse un costante ignoto, come dovrebbe essere, un costante meraviglia, un costante stupore, perché quello è lo scopo della filosofia, liberare da tutti gli schematismi di interpretazioni, modi di vedere. E la musica di sottofondo ci voleva. E niente, da liberare, e quindi io non credo al pensiero, quindi io godo molto quando il mio pensiero è libero dal pensiero. Tu stai parlando del pensiero vero, quello libero. Sì. Dicevo che io sono molto più ottimista di te nei confronti, credo, delle persone del mondo, no? Perché tu dicevi che in effetti c'è un appiattimento talmente così sconsiderato e sconsiderevole che in effetti fa un pochettino paura. Io credo che invece andando vicino alle persone, entrando un pochettino in intimità e facendo quelle cose che abbiamo fatto in questi due giorni, no? Che quindi si è scavato un po' nell'intimità, si sono solleticate le emozioni, quindi sono uscite. E alla fine vedi quanta gente che comunque ha capacità elaborativa, la esprime. Ecco, quindi non credi che un pochettino più di ottimismo nei confronti dei singoli individui e quindi dei gruppi poi ci possa aiutare a superare quelle conflittualità che ci stanno portando verso l'involuzione? Un'altra domanda enorme questa qua, perché io ad esempio non credo all'ottimismo, al pessimismo, non se lo
È un po' come il torto alla ragione, un falso problema, nel senso che noi dobbiamo imparare a guardare le cose così come sono, cioè non ottimisticamente, non pessimisticamente. E se noi guardiamo le cose così come sono, ci accorgiamo che veramente il pensiero fa fatica a uscire libero, a liberarsi da un sacco di sci di piattume che lo circonda. Non è colpa sua, è colpa che dalla nascita al tramonto noi abbiamo questa forma di rimbambimento quotidiano. Vedi, io sono rimbambito dalla pianola, poi quell'altro è rimbambito dalla televisione. Quindi non è ottimismo e pessimismo. Io, infatti, quando mi chiedono qualcosa a cui credo, penso che sono in buona fede, io mi do anima e corpo, come se fosse la prima cosa che devo fare al mondo e l'ultima cosa che devo fare al mondo. Quindi per me lo faccio senza né ottimismo né pessimismo, proprio con slancio, parlavamo di piacere prima, con piacere. Per il resto poi, come dicevano i miei vecchi, sarà quel che Dio vorrà, noi non possiamo sapere, io non voglio neanche fare il profeta, eccetera, eccetera. Quindi. Sei soddisfatto del laboratorio? Come ti dicevo prima, è stato talmente ricco di stimoli, ricco che se ne potrebbe parlare, abbiamo fatto 6 ore, se ne potrebbe parlare per 6 mesi, perché veramente sono stati, e gli stimoli più grandi sono venuti anche proprio da 3 giovani che c'erano, veramente giovani, 2 ragazze e un ragazzo, che hanno fatto delle domande che valeva veramente la pena di soffermarsi molto, molto molto intelligenti, perché poi il laboratorio di filosofia nasce bello quando c'è delle buone domande che ti stimolano veramente a entrare in profondità e quindi lo rifarei subito. Speriamo che presto l'Occa di Pace si riproponga in questo senso, che ci siano. Però vedi, quest'anno è stato, io credo, abbiamo toccato un po' un apice, nel senso che ci siamo un po' rivoltati al destino, aspettando sempre i soliti esperti che dicono le solite trite, ritrite cose, perché io ero già contrario 3 anni fa, chiamano, io sono un po' dentro quel mondo lì da tanto tempo, e so quante poche conferenze nuove ci sono, quante poche relazioni nate dal cuore. Sì, io mi chiamo Loris Barbieri, faccio l'operatore turistico, ho un agriturismo, e inoltre mi dedico da anni alla ricerca interiore, alla meditazione, tengo anche gruppi così di presa di coscienza di se stessi e di meditazione nel mio centro. E quindi da anni svolgo un po' questo lavoro, da un po' di tempo faccio parte di Rocca di Pace e anche con loro faccio questo tipo di ricerca, insomma, sulla pace. Io mi chiamo Sciarella Bernardi, sono un'insegnante di scuola media e sono molto interessata alla comunicazione, soprattutto faccio diversi corsi di aggiornamento su questo argomento. È chiaro che per noi è un argomento molto importante, questa capacità di comunicare. A noi è interessato molto l'argomento della coppia perché è un modo di comunicare molto intimo. Noi pensiamo che sia da lì che partono tutti i problemi, quindi è chiaro che la ricerca dentro di noi e soprattutto la ricerca nei confronti degli affetti che a noi sono più vicini, quindi penso che sia una buona scelta quella di partire da noi, dalla nostra interiorità e quindi dalla coppia. Che cosa è emerso dal laboratorio? Nel laboratorio abbiamo trovato prima persone in difficoltà appunto nella coppia, persone che hanno avuto voglia di raccontarsi, di raccontare la loro esperienza personale. E in queste esperienze personali abbiamo trovato sempre la stessa grande difficoltà, che è un po' quello che abbiamo tentato di rappresentare nella scenetta, che è un parlare a un muro, insomma, senza riuscire a scambiare realmente una capacità di comunicazione. Dire sempre le stesse cose, sempre gli stessi meccanismi che portano ad un logorio della coppia. Quindi abbiamo sentito nelle persone presenti una voglia di capire. Prima sono arrivati con un atteggiamento quasi di, così, come dire, vabbè, le cose stanno così, impossibile cambiarle. Mi sembrava che nei loro racconti ci fosse molta sfiducia.
Quindi ho percepito questo, abbiamo percepito questa cosa. Noi abbiamo tenuto il laboratorio in questa ottica, di lasciare parlare molto le persone, di non dare ricette, perché non sono le cose che riteniamo che vadano prima digerite, interiorizzate, capite, e quindi non serve sparare una ricetta, ma insieme abbiamo cercato delle soluzioni, ammesso che si possa parlare di soluzioni. Però abbiamo cercato insieme un modo diverso di comunicare. Io e Lores poi, così, un po' alla volta, abbiamo cercato di dare le nostre idee, quello che noi dai nostri lavori interiori abbiamo capito. Credo che alla fine di questo laboratorio qualcuno, insomma, aveva comunque un'espressione diversa, dava l'idea di avere forse un'idea di come risolvere un qualcosa. Così speriamo, insomma, che non voglio portare via più tanto di tempo. Chiedo a Loris il ruolo delle emozioni nel vostro lavoro, nel laboratorio di oggi. Beh, le emozioni sono fondamentali, perché per andare oltre il torto e la ragione, cioè lo scontro, è necessario stare in contatto con le proprie emozioni, col proprio sentire. Solo stando in contatto, e non accusando l'altro, ma stando in contatto con quello che si sente, si può entrare in contatto anche con quello che sente l'altro, e quindi con le sue sofferenze, le sue paure, le sue aspirazioni, i suoi bisogni, e allora si può trovare un punto di incontro che va al di là del torto e della ragione, e quindi lì, come anche nei macro micro conflitti, nei macro conflitti mondiali, nazioni, così, è la stessa cosa, non va oltre. Quindi noi pensiamo che bisogna partire da noi stessi, nei nostri rapporti più intimi, per fare un'azione di pace internazionale. Siete soddisfatti del laboratorio? Sì, direi di sì, direi che il lavoro è andato molto bene. Noi che siamo stati gli animatori ci siamo trovati molto bene e non è facile, insomma, che accada, quindi credo che abbiamo lavorato molto in sintonia, ci siamo trovati d'accordo sulle linee importanti, fondamentali di conduzione. E penso che sia una cosa molto bella. Forse mi sarebbe piaciuto una partecipazione più ampia di persone, però ovviamente i laboratori erano tanti, quindi c'era un po' di così ma sono molto contenta di come è andata, ecco. Ma quello che mi è piaciuto di più è dove sta andando Rocca di Pace. Rocca di Pace sta andando proprio ad analizzare, a mettere in laboratorio i rapporti più intimi, i rapporti singoli, perché siamo convinti tutti insieme che da lì possa partire la vera pace. È inutile portare la pace nel mondo, fare grandi cose, grandi manifestazioni, quando noi stessi abbiamo problemi a creare la pace in noi, nel piccolo gruppo. E quindi Rocca di Pace è uno dei primi gruppi che si pone questo problema di partire da noi stessi. Mi chiamo Ferdinando Rimondi, ho un'impresa informatica con altri quattro soci e poi ho sviluppato le mie conoscenze nel mondo della scuola come rappresentante dei genitori. E poi ho fatto molto volontariato che mi ha dato la possibilità di sentire e conoscere tante problematiche. Ho fatto 11 anni volontario al CEIS e ho conosciuto così il disagio e soprattutto è sempre stato per me estremamente importante cercare la soluzione dei problemi senza dover ricorrere a specialisti, ma cercando attraverso la solidarietà di risolvere così le nostre problematiche esistenziali, cominciandole a manifestare e cercando soluzioni possibili attraverso la solidarietà degli altri. Io sono Angela Baroncini, mi occupo di scuola e di comunicazione. Ho fatto l'insegnante per 25 anni e poi attualmente faccio il dirigente scolastico e sono psicologa e psicoterapeuta e quindi mi occupo attualmente solo di formazione docenti e di gruppi come associazione. Abbiamo un'associazione che è associata a Rocca di Pace, è l'Albero del Maio che si occupa di tradizioni e di comunicazione e appunto essendo associati a Rocca di Pace abbiamo partecipato a tutte le loro iniziative. Io, come dicevo, mi occupo di comunicazione invece in modo un pochino più tecnico perché essendo psicoterapeuta di indirizzo rogersiano mi sono specializzata e interessata sempre ai temi della comunicazione, il metodo Gordon, appunto Carl Rogers sulla comunicazione efficace, sull'ascolto, e sono temi che mi appassionano e che vedo che appassionano anche gli altri. E se si può aiutare
le persone, i docenti, i genitori a comunicare, a incontrarsi è una grossa conquista. L'essenza del vostro laboratorio si è basata sul dialogo, sulla comunicazione genitori e figli. Come mai avete scelto questo argomento? È un argomento che io come dirigente scolastico e come insegnante prima ho incontrato sempre nei miei anni, quindi i genitori sono sempre preoccupati di avere una relazione positiva con i propri figli e oggi non sempre ci riescono perché i figli spesso prendono il sopravvento e abbiamo spesso oggi una volta i genitori che perdevano e cioè che vincevano e oggi viceversa, oggi sono i genitori che perdono e quindi aiutarli anche ad avere un rapporto più equilibrato con i bimbi attraverso l'ascolto anche dei propri bisogni senza sovrapporli a quelli dei figli è importante. Sì, perché ho scelto questo laboratorio innanzitutto perché era materia che conoscevo bene anche insomma perché l'ho provata sulla mia esperienza personale come genitore e ho così fortunatamente intrapreso questo cammino all'interno così della classe e ho visto gli effetti positivi che produceva su di me, cioè tantissimi problemi che io identificavo benissimo negli altri, poi me li ritrovavo identici che io facevo con mio figlio e ho visto come la grande difficoltà per ognuno di noi è capire le nostre difficoltà, le difficoltà degli altri, i problemi degli altri, capiamo benissimo, i personali, facciamo una grande fatica. E allora dico perché non renderci questo riguardo aiutandoci a crescere magari con delle critiche costruttive, non dicendoci, non offendendoci, ma cercando di crescere insieme. Questo ha prodotto degli effetti positivissimi anche sul comportamento dei ragazzi. Quando tra i genitori si respira aria poco competitiva, ma molto così solidale per tutti, e il clima nella classe è radicalmente cambiato, anche i bambini si usavano gli stessi riguardi, si aiutavano nei compiti e questo portava dei benefici enormi. E allora perché non diffondere queste cose? Ho notato nella tua precedente dichiarazione che emergeva il discorso della conflittualità. No, prima vincevano i genitori, adesso vincono i figli, quindi sempre di conflitto si parla, sempre di competitività. Allora, come superare questa competitività? Ho notato anche, ti faccio due domande in una, come il ruolo delle emozioni nell'ambito della comunicazione, del riconoscimento, della decodifica sia importante. La conflittualità, secondo me, è il tema e il leitmotiv della nostra società. È difficile uscirne, cioè si è competitivi sul lavoro, si è competitivi, come diceva Ferdinando, in classe. E quello che ha detto lui lo posso confermare come dirigente scolastico, prima che come psicologa. I genitori entrano in conflitto spessissimo e la classe ne risente in un modo pazzesco. E quindi, diciamo, è una cosa che c'è, non è che possiamo ignorarla o far finta che ci vogliamo tutti bene. Sappiamo che c'è e l'importante è come affrontarla. Fare chiarezza sui propri sentimenti, sui propri vissuti e sul perché vogliamo che nostro figlio sia più bravo del figlio del mio vicino, sul perché vogliamo che lui vinca a tutti i costi anche quando magari può arrivare secondo nella corsa di fondo o nella corsa di sci. Perché? Cioè se chiariamo a loro che cos'è che gli sta dentro a premere e quindi che riversano poi sui figli, forse un pochino di più, un pochino più di distacco e un pochino più di comunicazione con gli altri, vedendo che l'altro non è proprio il nostro nemico, ma è uno come noi, che ha le nostre stesse aspettative, forse ci possiamo un pochino di più incontrare. Cioè, il problema è che la società di oggi, io accuso la televisione in un modo spietato, come persona della scuola lo diciamo sempre ai nostri genitori, ma è acqua che scorre, cioè nessuno ti ascolta. Ci proviamo, ma non serve a niente. La televisione purtroppo ha veicolato tutti questi messaggi di competizione, mi dispiace che voi siete della televisione, però è una realtà, ci sono tante televisioni, brava. E questa io la conosco perché ho visto molte cose vostre e sono eccellenti e invece purtroppo c'è l'altra televisione commerciale soprattutto ma anche le nostre nazionali che veicolano proprio questo messaggio di competizione che o vinci o sei un nulla, o vinci o sei un nulla, o sei primo o sei un nulla. Quindi ragioniamoci, riflettiamoci e cominciamo a usare la testa.
L'emozione e vivere le emozioni, quindi nei nostri laboratori si lavora molto sulla comunicazione, ma si parte sempre da come stai, come ti senti, fai un attimo il centro su di te prima, in modo che entrando dentro provi a sentire dove stai, come sei, come ti senti, poi passi ai piani intellettuali, perché spesso c'è uno scollamento tra la razionalità, tra quello che pensiamo, che crediamo di pensare, che ci fanno pensare tutti i messaggi indotti, ma in realtà non li pensiamo davvero, e c'è questo scollamento tra tutti questi messaggi indotti e quello che noi veramente siamo e vogliamo. E via con le maschere, via con tutti i problemi che si porta presso questo tipo di messaggio. Chiedo a Ferdinando cosa significa vincere, visto che nel nostro contesto sociale dobbiamo vincere, essere i primi, avere il meglio, consumare, no? Fare gli abbidoni, aspira tutto, come si dice. Ma guarda, su questa cosa ci interroghiamo veramente poco. Se noi pensiamo che una cosa così importante come l'educazione è affidata quasi esclusivamente ai media e alle nostre esperienze personali, magari giuste e ingiuste, che abbiamo ricevuto dalle nostre famiglie, eccetera, non c'è niente che educhi i genitori ad educare. Quali sono le cose importanti, quali sono le cose che potrebbero essere finalizzate a una buona educazione? E ci accorgiamo che c'è davvero un grande vuoto dietro questa cosa qua. Io mi sono reso conto che colmarlo in un contesto così di reciproco aiuto riesce a ovviare tantissime paure. Per esempio, io ero un genitore molto ansioso e molto a paura, perché avevo identificato nella scuola la realizzazione di mio figlio, cosa che lui non ne fregava niente, e questa è stata una grandissima difficoltà che gli attribuivo dei nostri conflitti, di tutte queste cose. Quando fortunatamente l'esperienza lavorativa sua, eccetera, mi ha convinto che era un ragazzo molto bravo, che tutti mi dicevano di bene sul lavoro, così io ho cominciato ad accettare il pensiero che si potesse essere felici anche senza avere una laurea in tasca e stare bene al mondo. Però questo era un problema mio. Io gliele ho sempre passate, le mie ansie, le mie paure, in un modo diverso da quello che era. Cioè io gli ho passato le mie ansie, quando avevo paura che non capisse delle cose semplici, le cose che mi sentivo dentro erano: oddio, c'è un figlio che non capisse queste cose così semplici, che non gli passi sono ansioso, gli passi sei un cretino. E questa è una cosa gravissima. E quando ci si rende conto di queste cose, credo che ci possa davvero illuminare su come comportarsi, perché un conto è dire: io ho paura che tu non capisca. E allora viene proprio letta con questo metodo. Se invece non gli dici niente e ti lasci trasportare dalle tue paure, gli passi cose estremamente diverse e negative, che incidono negativamente ovviamente sulla sua costruzione, sulla sua. Per cui secondo me il messaggio da lanciare è davvero: fermiamoci a riflettere, facciamo i conti con le nostre paure, diciamoceli, nessuno è perfetto in questo mondo, tutti abbiamo bisogno degli altri, e cominciamo davvero a metterle in pratica queste cose. Il superamento dei conflitti quindi deve passare attraverso l'accettazione dei propri conflitti interiori, oppure no? Parlavamo di paure. Ma diciamo che è chiaro che se siamo persone estremamente conflittuali noi e abbiamo dei problemi irrisolti, facciamo fatica a pensare di risolvere quelli altrui. Nello stesso tempo non si può pensare che chi si occupa di pace, di mediazione sul pianeta Terra siano delle persone perfette. È un cammino parallelo. Ci dovrebbe essere lo sforzo individuale di migliorare se stessi. In contemporanea non possiamo aspettare che l'uomo sia perfetto del tutto per poter fare qualcosa nel sociale e nel mondo. Dobbiamo accettare anche il limite che anche chi ha qualche, appunto, problematica ancora non risolta si dia da fare magari sugli altri. Può essere un modo per sbloccare anche i propri. Non credi che la perfezione stia nell'accettazione dell'imperfezione umana? Assolutamente sì. Io ricordo poche cose dei miei formatori, poche. Una è ce l'ho sempre in mente e l'ho sempre scolpita, è stato mio direttore didattico,
L'unica cosa positiva che ho conosciuto fra i direttori didattici o presidi che siano, che fanno un mestiere un pochino rigido in realtà, invece lui era una persona umana, e cioè una persona emotivamente coinvolto nelle problematiche della scuola, e quando ero una giovanissima maestra di 26 anni, preoccupata di far bene a tutti i costi, mi disse: calma, l'ottimo è nemico del bene. Perciò non si preoccupi, lei provi, lei cominci. E l'ho sempre messa in pratica e mi sono sempre trovata bene, perché poi cominciare vuol dire anche accettare un proprio limite, magari farci conti anche con gli altri, magari riconoscerlo e dire: io comunque ho questo limite, quindi andiamo insieme a cercare di superare i tuoi, i miei, i loro, eccetera. Forse proprio questo è il pacifismo. Sì. Credo di sì, credo di sì. Grazie. Io sono Marisa Burchi, sono sestolese, sono nata qui, sono stata via a studiare, ma poi abito qui da tempo. E mi occupo dell'ambiente e della cultura in senso lato, che è anche l'ambiente e le persone. E ho lavorato per 35 anni a scuola, è un anno che sono a casa, e mi sono messa, diciamo, in politica, e sono assessore alla cultura del comune di Sestola. Quindi questa occasione di Rocca di Pace, così come l'abbiamo impostata, mi serve molto per conoscere meglio anche non solo il territorio di Sestola, ma anche per avere una visione più generale anche di chi viene dalla pianura e dagli altri paesi qui attorno. Grazie. Hai condotto un laboratorio che portava quale titolo? A me interessava il discorso del potere, quindi qui, siccome si parla di pace, quale titolo migliore che non dal potere della guerra al potere della pace, che io intendo come trasformare qualsiasi conflitto, che non solo la guerra, ovviamente ce ne sono tanti altri di tutti i giorni, quotidiani, e anche con noi stessi. Come prendere l'occasione del conflitto e vederlo creativo, non vedere per forza passivo il conflitto, cioè o un negativo. E prenderlo per prendersi proprio il potere di trasformare questo conflitto, che può essere proprio anche solo un momento di smarrimento, ecco, e trasformarlo in un'occasione per vedere più chiaro nella propria vita e quindi mettere a posto delle cose e vivere meglio. Questo. Quindi da un atteggiamento conflittuale comunemente inteso come aggressivo ad un atteggiamento conflittuale costruttivo, quindi pacifista, come potremmo intenderlo noi. Pacifico, insomma, pacifico nel senso proprio di benessere, non è un discorso ideologico, è proprio uno stare, ecco, è lì che si lavora soprattutto sul cuore, insomma. Che cosa è emerso dal tuo gruppo? Dal mio gruppo è stato molto interessato a questo prendersi il potere di gestire la propria vita ed è emerso soprattutto, non so, in questo momento mi viene in mente una persona anziana che non sapeva, si sente molto inutile, anche la cultura non l'ha avuta, il tempo è passato, però sono stata molto contenta perché mi ha lasciato con il sorriso sulle labbra e mi ha raccontato che farà dei viaggi, continuerà a sognare come sta facendo, ma lo farà con un altro spirito, starà più con suo figlio, insomma si è ripresa in mano la propria vita e abbiamo lavorato sui suoi sentimenti, i suoi bisogni soprattutto, e sul modo di chiederseli, perché non se li chiedeva più, non si sentiva vivo. Quindi è stato più un laboratorio sul versante intimistico. Allora, è un versante più su dei sentimenti e dei bisogni, quindi sì, sull'intimo in questo senso, ma anche su di sé e sull'altro, quindi un lavoro sull'individuo come persona e l'altra persona che è alla pari di te, appunto questione di potere, il potere non sugli altri o sotto gli altri come succede a volte, ma proprio alla pari.
con gli altri e per gli altri. Questo per me è rivoluzionario. Ecco. Il punto di partenza, cioè tu hai notato che c'è stato un largo viraggio oppure no? C'era già buona predisposizione nei confronti di questa argomentazione oppure l'hai sentita come un'argomentazione molto nuova, molto difficile, molto ostica per i tuoi interlocutori? No, la sorpresa che ho avuto è che molto spesso, come succede, ed era un po' il tema del nostro laboratorio, di tutto il seminario, si pensa che le cose siano o astratte o fuori di noi. Invece la sorpresa proprio è stata di capire che ogni momento della nostra vita possiamo veramente prenderceli in mano e nessuno al posto nostro può avere il potere di gestirla se noi non glielo diamo. Quindi la sorpresa è stata di tutti, proprio quella di tutti i componenti laboratorio, quella di la contentezza di avere questo potere e di la sorpresa di riconoscerselo. Perché molto spesso giudichiamo gli altri, danno la colpa agli altri di quello che succede a noi, però purtroppo e per fortuna possiamo renderci conto che tocca a noi adesso, qui e ora. Sono Emanuela Sarti e faccio parte del gruppo Emergency di Fanano, un gruppo che si è costituito circa 6 anni fa, sono sindacalista e faccio parte di Rocca di Pace e per Emergency, per Rocca di Pace, facciamo formazione nelle scuole. Io sono Maria Chiara Tropea, vengo da Alba, faccio parte della rete delle donne in nero contro la guerra e del movimento non violento, mi occupo di educazione alla pace un po' in modo volontaristico e ho approfondito in particolare la questione di Israele e Palestina. In che cosa consisteva il vostro laboratorio, se me lo volete dire tutte e due? Ma i partecipanti si sono messi nei panni dei componenti di un paio di famiglie, una israeliana e una palestinese. E queste famiglie erano pensate in modo da rappresentare un po' la complessità della situazione da una parte e dall'altra. E avevano un punto di contatto nel fatto che le due nonne delle due famiglie avevano in un certo modo lo stesso diritto sulla stessa casa, nel senso che la nonna della famiglia palestinese era fuggita da questa casa durante la guerra del 48, è stata profuga e quindi poi aveva perso le tracce di questa casa, aveva conservato la chiave e la nonna della famiglia israeliana era arrivata e le era stata assegnata questa casa. Poi un altro punto di contatto, secondo, era che due figli, anzi nipoti di queste nonne, facevano parte di un gruppo misto israeliani, palestinesi, internazionali per le azioni non violente contro il muro. E in questo modo si sono incontrati in questa azione e da lì è iniziato il nostro lavoro, cioè i due giovani hanno cercato di convincere le rispettive famiglie con tutte le difficoltà dovute a certe resistenze interne a realizzare un incontro delle due nonne. Questo è il succo. L'attività che si è fatta. Quindi è stata una sorta di drammatizzazione rispetto, partendo da un punto di vista reale e realistico, insomma. Che cosa è emerso? Ma sono emerse tante cose, secondo me, insomma, anche al di là della mia personale aspettativa. Prima di tutto delle emozioni, nel senso che questo era praticamente un gioco di ruolo, per cui all'inizio c'è stata molta difficoltà nell'immedesimarsi, però poi, insomma, alla fine c'eravamo molto immedesimati nel nostro ruolo, per cui io interpretavo una nonna israeliana e mi sono proprio sentita molto nella parte, molto inadeguata, però molto nella parte. Insomma, quando ci siamo incontrate davvero sono esplose delle emozioni, come se stessimo veramente vivendo il momento, e questo credo che sia un po' forse il segreto anche che potrebbe anche servire a risolvere i conflitti, cioè l'entrare veramente nelle parti delle persone che sono in prima linea veramente, che vengono colpite duramente tutti i giorni, insomma. Questo penso sia la cosa principale.
Quindi pensate anche voi che il ruolo delle emozioni che nel nostro contesto sociale è andato pian pianino scemando, no? Perché noi tendiamo a razionalizzare un po' tutto, credo che possiate concordare, sia un pochettino la chiave, insieme alla capacità di ascoltare tutto quello che sta emergendo dai vari seminari, dai vari laboratori, e voi in qualche modo siete riusciti a slatentizzarlo, questo desiderio di vivere delle emozioni e di farle vivere così? Ma penso di sì, spero di sì, almeno mi sembra che i partecipanti siano stati molto toccati, alcuni addirittura all'inizio erano resti a assumere questo ruolo, insomma a giocare in questa maniera, e poi sono stati delle rivelazioni. Direi che in questo modo forse non si raccolgono tutte le informazioni che si possono raccogliere in un modo tradizionale, però quello che si riceve rimane profondamente dentro. È emerso qualcosa da parte dei partecipanti in relazione a quelli che sono i fatti di attualità? Sì. Sì, perché poi la discussione spesso sfociava, nel senso che dall'interpretazione si passava anche a considerazioni di carattere generale, per cui sì, ci sono stati riferimenti agli ultimi fatti, alle ultime vicende, però secondo me l'attenzione è stata più spostata sulle sensazioni in generale dei due popoli, di quello palestinese e di quello israeliano. Penso che sia stato più focalizzato lì. Quindi è emersa la voglia di superare qualsiasi muro ideologico, quindi al di là. Penso che sia proprio emerso questo alla fine, infatti nelle conclusioni secondo me questa cosa qua è emersa molto, in maniera molto forte. Penso. Sì, le due nonne alla fine hanno fatto un appello che il cui succo era realizziamo tanti incontri di questo tipo e lasciamo cadere le diffidenze verso gli altri. Quindi il muro di Gaza noi l'abbiamo oggi superato con il vostro laboratorio. Idealmente, idealmente sì, però si comincia da qui, ma infatti il messaggio finale del laboratorio io credo che sia proprio questo, cominciare da lì, dal basso, non dall'alto. Allora, io sono Giuseppe Ferrari e rappresento qui il Centro Studi sulle culture della pace e della sostenibilità dell'Università e mi occupo in particolare di etica ambientale. Se ti puoi presentare. Sì, io sono Piero Negroni, sono titolare di un'azienda biologica qua in Appennino, modenese, e da anni faccio coltivazioni di frutti di bosco biologiche e poi ho impiantato dei frutteti con varietà antiche. Sono anche presidente di un'associazione che si chiama Prora, che è da 6 anni è attiva sul territorio con 20 aziende. E da sempre abbiamo attivato delle attività legate proprio alla conservazione della biodiversità. Quindi sia animale, sono delle razze nell'Appennino qua in via di estinzione che con la provincia, con dei progetti stiamo salvando, e chiaramente anche piante antiche, mele, pere, viti e tante altre. Avete condotto un laboratorio, me ne potete parlare dicendomi il titolo e parlare un pochettino di che cosa è emerso da questo laboratorio? Dunque, il nostro laboratorio si è occupato di rapporto uomo, esseri umani, natura, dilemmi, problemi, prospettive. Abbiamo cercato di interrogarsi su così, una relazione difficile, cioè quella fra comunità umane, società, economia e ambiente. Ecco, cercando anche di mettere in contrapposizione questa separazione, questa contrapposizione fra società umane e natura e anche di riflettere sulle diverse sfumature di sensibilità, di valori, di idee, anche di filosofie implicite diciamo nel campo dell'ambientalismo, inteso in senso molto, molto lato, quindi non un campo monolitico. Ma un settore molto articolato in cui è giusto, all'interno del quale anche è giusto discutere anche animatamente, ecco, per evitare l'ideologia. Ecco, insomma. Quindi, al di là delle ideologie, che cosa è emerso dal laboratorio? Beh, è evidente che in uno spazio così limitato di tempo non è possibile così mettere così l'attenzione su tutto
tanti, tanti argomenti emersi in poco tempo, però è stato molto interessante portare, diciamo, queste grosse tematiche sul quotidiano. Per noi ognuno ha dato delle risposte, no? Che già sta sperimentando, piccole cose, piccoli gesti, no? A iniziare dal consumo, il consumo consapevole di cibi, certi cibi anziché altri, no? Dal discorso dello spreco, no? Quindi risparmiare, usare meno la macchina, cioè piccoli gesti che già noi nel quotidiano possiamo fare. E, è evidente che, appunto, parlando di temi così importanti, però sono emerse delle realtà possibili. Noi siamo ottimisti in questo senso. Fin dall'inizio del laboratorio, fin dall'apertura del laboratorio, hai notato predisposizione verso l'ambiente, o comunque conoscenza in questo settore, perché quello che si va cercando un pochettino è la conoscenza, il passaggio di conoscenza rispetto al rapporto uomo e ambiente, credo. La predisposizione verso l'ambiente, come tu giustamente la definisci, è qualcosa di, credo, in un certo senso naturale, scontato. Secondo qualcuno c'è anche una sorta di biofilia, ecco, spontanea. E negli esseri umani. Il problema, credo, è di problematizzare questo atteggiamento spontaneo, cioè trasformarlo in riflessioni, atteggiamenti consapevoli e critici che sappiano riflettere sulle diverse opzioni di valore, ma anche sulle diverse soluzioni, in modo appunto critico, ecco, non concependo in modo manicheo, insomma, il fronte buono, virtuoso degli ambientalisti, quello cattivo degli inquinatori, delle multinazionali. Questa è una caricatura che non aiuta nessuno, tantomeno l'ambiente. Avete notato che la manipolazione mediatica, alla quale siamo tutti, credo possiate condividere, sottoposti, in qualche modo sta inquinando o ha inquinato, in quale maniera, per quale entità ha inquinato comunque la gente rispetto al rapporto con l'ambiente? Penso che sia sotto gli occhi di tutti, no, questo. È emerso anche dalle nostre discussioni un discorso legato, per esempio, all'abitudine molto sana di dare ai bambini a scuola la merendina fatta in casa dalla mamma, ciambella e biscotti fatti in casa, cosa che invece non avviene per il bombardamento dei mass media su quel tipo di prodotto che fa molto bene, che non è vero. Si è parlato anche dell'importanza di appartenere a un popolo, una volta, no? Si parlava di antichi popoli, che un esempio in Sud America, popoli che avevano tre ubicazioni, no? In montagna per l'allevamento, nella parte, diciamo, del mare per la pesca e nella parte agricola per i prodotti agricoli. Erano autosufficienti e c'era uno scambio fra di loro, no? E non esisteva assolutamente conflitto fra di loro. Dovremmo prendere esempio questi popoli che ancora, tra l'altro, esistono molto in parte, e per capire appunto com'è importante, no? L'interazione fra gli uomini, e quindi l'opposto dei conflitti, no? Per una causa comune. In questo caso è salvare le nostre vite, se vogliamo, no? Quindi è emerso anche il bisogno di riavvicinarsi ai bisogni primari. Sì, certo, estendendo, direi, il concetto di bisogni primari così, cioè, mero concetto delle risorse dalla pura sopravvivenza, ecco, che è un obiettivo minimale, ha un'idea più ricca, più profonda di bisogno, anche bisogno di contatto con la natura, con le specie non umane, di conoscenza, ma anche di essere empaticamente all'interno degli ecosistemi. È un bisogno autenticamente umano, è un'umanità che se ne priva, è un'umanità più povera, anche sul piano culturale. Che è quello che sta accadendo purtroppo nel nostro contesto sociale, credo. Eh sì, ormai, voglio dire, siamo... è il caso di dire, ma citando la frutta, siamo a un tipo di frutto che non è più conosciuto come prodotto stagionale, voglio dire, nel senso che i bambini non sanno quando maturano le fragole, li hanno a dicembre, spesso hanno le ciliegie del Cile sempre a gennaio, quindi abbiamo perso assolutamente il senso dell'appartenenza insieme di interazioni con la natura, con gli esseri viventi, che con le leggi e i cicli assolutamente proprio perduti in dissolvenza. L'ultima domanda, volevo sapere se eravate rimasti soddisfatti
dal laboratorio? Sì, molto soddisfatto, anche già nonostante i numeri modesti, 8, poi addirittura 5 persone in tutto, insomma la qualità, ecco, insomma, dei contributi, dell'interazione, anche dell'apertura di orizzonti critici nuovi ci ha soddisfatto. Poi abbiamo trovato alla fine, grazie anche a Piero, un modo creativo, no, di esprimere questi contenuti, credo non banali, in forma di canzone, e questo mi sembra, insomma, un arricchimento per tutti. Il laboratorio numero 6, persone e culture che si incontrano, muri e pertugi. Io sono Claudio Cernesi, mi occupo da tanti anni di progettazione in campo sociale e culturale. Nel fare questo ho messo al centro un po' del tipo di approccio il tema della comunicazione. E da diversi anni mi sono interessato alla comunicazione tra persone di cultura diversa, quindi ho un'attività professionale che fa consulenza, progettazione in questi ambiti, lavorando molto quindi con scuole, cooperazione internazionale, e poi ho da alcuni anni un insegnamento all'Università di Modena che si chiama Sociologia delle relazioni interculturali. Che tipo di laboratorio hai tenuto nel contesto di questa manifestazione? Sì, beh, era una proposta di riflessione sul come noi vediamo gli altri, e per altri si intende chiunque conosciamo, non necessariamente il marocchino o il senegalese, nella convinzione, sembra per quello che ne sappiamo abbastanza comprovata, che in realtà quando vediamo l'altro lo vediamo per quello che noi siamo e abbiamo già dentro come memoria della nostra esperienza sia culturale che personale, quindi è una riflessione sostanzialmente sulla capacità di decentrare il nostro punto di vista e di considerare che se cerchiamo di incontrare l'altro nella sua cultura facilmente, appunto, troviamo dei muri, il pertugio nel cercare la persona, ecco, e nel cercare di stabilire un nesso comunicativo con essa. Che cosa è emerso dal laboratorio? Beh, le persone sono rimaste piuttosto colpite, appunto, da quella che era poi la riflessione di conclusiva, cioè che spesso si vive nella convinzione di vedere e nella inconsapevolezza di essere ciechi, cioè in realtà di collocare in categorie precostituite quello che vediamo, e quando facciamo questo in realtà non vediamo l'altro, e di conseguenza la ricerca è sugli spazi di consapevolezza di questo e di ampliare la dimensione dell'ascolto, la capacità di ascoltare l'altro e noi stessi. Dal laboratorio è emersa questa capacità di ascolto, che in effetti è una grande conquista. È emersa la voglia di apprenderlo e in alcuni casi, come io lavoro sempre cercando di fare vivere alla persona l'esperienza, l'emozione, di riflettere su questo, proprio l'emozione dello scoprirlo, ecco, nella propria esperienza. E direi che si è passati da quello che era una sorta di rassegnazione o delusione rispetto alla possibilità di, invece, un po' all'apertura verso questa speranza che possa succedere, sicuramente attraverso un lavoro su di sé che non è né facile né breve. Quindi, oltre ai muri, abbiamo trovato dei pertugi. Proprio pertugi, pertugi che ovviamente passando in mezzo si allargano e comunque possono permettere lo scambio delle parole, della conoscenza, cioè di allargare la rete, insomma, di cui facciamo parte. E direi che la riflessione molto interessante è anche stata su questo riconoscersi nel essere parte di una civiltà occidentale che probabilmente rispetto ai due terzi degli altri tipi di culture si è allontanata dal rapporto con la terra e quindi dalla necessità di ricostruirsi questo rapporto meno razionale, meno analitico, anche più sensitivo e, come abbiamo detto, un po' più sacro, consapevolezza della sacralità dell'essere umano. Quindi con questa acquisizione siamo usciti bene, direi. E nell'ambito di questo laboratorio è uscito anche il discorso sulla diversità dell'individuo, sul valore della diversità, oppure no? Sì, anzi è stato l'elemento su cui ha girato, quindi la differenza uomo-donna, la differenza bambino-adulto, la differenza adulto-anziano, la differenza abile-disabile, ecco, cioè io metto al centro, abbiamo messo al centro proprio che il problema non è la differenza culturale ma la differenza, ecco, quindi io che lavoro a volte nella formazione di insegnanti vedo che quando un insegnante sa valorizzare le differenze nella classe non è così difficile valorizzare l'arrivo di un marocchino o di un senegalese, c'è già il metodo, ecco, quindi basta trasferirlo, cambiare alcuni contenuti e tutto funziona,
mentre quando questo non c'è è chiaro che l'arrivo di uno straniero sconvolge ancora di più il gruppo sostanzialmente. Quindi il tema per me centrale è la differenza, una differenza culturale. Hai sentito che la tua platea accoglieva questo concetto della diversità come ricchezza oppure no? Ci sono ancora difficoltà? No, diciamo che poi chi viene qui probabilmente già un po' selezionato, ma in questo abbiamo lavorato un po' sul velluto, c'era già una sensibilità presente, non del 100%, ma direi della grande maggioranza del gruppo, quindi questo non è stato difficile cogliere, è stato quasi un dato da cui siamo potuti partire. Grazie, sei soddisfatto comunque del tuo laboratorio? Sì, soddisfatto del laboratorio e anche della piacevolezza del convegno nel luogo, perché io abito, vengo a volte, però averlo vissuto così è stato molto piacevole.